Lorella Cuccarini al Teatro Europa Auditorium fino a domenica, Rapunzel, il musical, il tuo grande amore. Il mio grande amore, in maniera particolare questo, perché è stata una sfida vinta con un personaggio assolutamente atipico rispetto ai miei precedenti. Ci descrivi il tuo personaggio? Beh, è una cattiva delle fiabe, per cui un personaggio molto intrigante, questa Madre Gretel che ha tante sfaccettature, perché è perfida, malvagia, ma è anche molto sensuale, grottesca e nella parte finale anche molto divertente, perché tutto sommato riesce in qualche modo a rinascere e a dare anche una sua umanità, per cui insomma un personaggio che portare sul palcoscenico tutte le sere è veramente uno spettacolo anche per me, insomma, che sono sul palco, perché riesco ad inventare anche attraverso proprio le reazioni del pubblico e a farlo crescere di giorno in giorno. Cantare, ballare, recitare è sempre stato un tuo puntiglio professionale all'americana? Assolutamente, mi sono cresciuta proprio con questi miti, no? Liza Minnelli, Cici Reese, Julie Andrews, insomma sono sempre state un po' queste le donne a cui ambivo, per cui anche se è stato un po' faticoso, perché quando io ho cominciato effettivamente noi in Italia non avevamo delle scuole che ti preparassero a tutto campo, però insomma con qualche sacrificio in più ce l'ho fatta e oggi finalmente mi godo questa grande soddisfazione, di poter stare su un palcoscenico ed essere veramente un personaggio completo. Ci sono nuovi personaggi, nuove musiche e anche una sorta di double fiction. In cosa consiste? Beh, diciamo che è uno spettacolo intanto molto popolare, molto familiare, mette d'accordo veramente. È uno spettacolo che ha tante contaminazioni anche cinematografiche, in qualche modo, come dire, è molto furbo, riesce a trascinare nella fiaba il pubblico in una maniera molto interattiva. Io poi ci tengo a dirlo in maniera particolare, sono veramente privilegiata perché è uno spettacolo tutto italiano. Probabilmente nel 2017 Rapunzel varca i confini italiani. Non lo so, sicuramente è un sogno, spero di sì, solo per il fatto stesso che insomma mi piacerebbe che la creatività italiana una volta venisse premiata all'estero e che non fosse sempre il contrario. Hai già qualche idea per il prossimo lavoro artistico? Beh, insomma, le idee ce ne sono tante, se proprio devo sognare, uno spettacolo che ho visto che mi è piaciuto moltissimo, un personaggio che ho amato tanto e che continuo ad amare, Mary Poppins, sicuramente.